Ineos festeggia 10 anni di economia circolare. Clima, come stai, Presena? Il peso di 20 super portaerei, è questa la quantità di pneumatici fuori uso, ovvero oltre 2,2 milioni di tonnellate, che sono stati recuperati in 10 anni di attività da Ecopneus, principale operatore della gestione dei PFU in Italia. Risultati importanti che dimostrano la validità di un sistema che gestisce circa il 60% dei PFU generati ogni anno in Italia, favorendo negli anni lo sviluppo di una cultura del riciclo e della sostenibilità. La strategia vincente è stata quella di considerare fin dagli inizi gli scopi per cui un consorzio era nato, e cioè il fatto di garantire la correttezza del trattamento dei pneumatici a fine vita, nell'interesse del cittadino che quando compra un pneumatico versa un contributo affinché quello che lascia a terra venga correttamente trattato, e quindi nell'interesse dell'intero paese sul fronte ambientale. Nello stesso tempo cercare di originare da questo rifiuto materie prime e seconde per poter affrontare il tema appunto dell'economia circolare, che richiede di utilizzare più volte i materiali nel ciclo di vita dei vari prodotti. Un percorso virtuoso dunque che ha reso Ecopneus un caso di eccellenza e che mira anche nei prossimi anni ad esercitare un ruolo di primo piano per lo sviluppo dell'economia circolare del paese sotto la guida del nuovo direttore generale Federico Dossena. Le sfide che il consorzio si troverà ad affrontare sono legate a un sempre maggiore sostegno al mercato della gomma riciclata e quindi alla ricerca di nuove applicazioni e nuove opportunità del suo utilizzo, quindi in modo da consolidare il valore della gomma riciclata vulcanizzata e poter quindi addirittura tendere sempre più a diminuire il contributo che il cittadino versa, perché avremo una filiera autosostenuta dal valore stesso del prodotto che tratta. Nella corsa europea verso un nuovo modello circolare, l'Italia può giocare senza dubbio le sue carte, grazie alle buone capacità di riciclo e riutilizzo dei materiali. A spingere in questa direzione c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che propone la definizione di una nuova strategia, ma manca ancora qualcosa. Si poteva fare di più, bisogna semplificare le procedure che rafforzino il riciclo, perché non basta raccogliere i rifiuti in maniera differenziata, ma bisogna poi riciclarli effettivamente, e la procedura di cessazione del rifiuto end of waste in Italia è ancora troppo complicata, va semplificata, e poi, come dicevo, bisogna destinare maggiori risorse all'innovazione dei processi produttivi, soprattutto delle piccole e medie imprese, verso l'economia circolare. Valutare lo stato di salute del ghiacciaio Presena a cavallo tra Valle Camonica e Val di Sole e l'impatto avuto dai teli geotessili in 13 anni per consolidare il manto nevoso. È l'obiettivo di un progetto scientifico chiesto dalla società impiantistica Carosello, che fa parte del consorzio Ponte di Legno Tonalea e Glacciologi del Museo delle Scienze di Trento. I teli posizionati sul ghiacciaio di Presena cercano di ridurre il più possibile la fusione estiva della neve. Come vengono messi? Sono delle strisce larghe 5 metri, lunghe 70, distese per il lungo sul ghiacciaio al termine della stagione invernale. In questo modo, sulla superficie della neve si rallenta la sua fusione. La radiazione solare che colpisce il telo chiaro e bianco ritorna in buona parte verso l'alto, e di conseguenza la neve sottostante non va in controfusione, o meglio, si è visto che al termine della stagione estiva si riesce a risparmiare più o meno un buon 70% in più della neve che diversamente sarebbe andata in controfusione. Investiamo su questo importante progetto con l'obiettivo appunto di cercare di salvaguardare e mantenere il ghiacciaio Presena il più possibile. È un'operazione, diciamo, che segue il principio della massima sostenibilità ambientale, appunto per cercare di rallentare il processo di fusione della massa glaciale.